Non ho parole letteralmente per esprimere quello che oggi proviamo, penso. Si è dato un po' troppo, credo, per scontato questo risultato, la portata di questo risultato. Io non sono solito parlare di budget o di dettagli tecnici, però cercando di motivare la squadra 2 settimane fa, prima della partita di Brindisi, raccontando le solite favolette di Davide contro Golia, che adesso vengono gioco forza riproposte, vista la portata del primo turno playoff. Parlavo del fatto che noi non saremmo in grado di raggiungere nessuno degli esterni, forse di tutti i giocatori dello starting five di Cremona. Non voglio essere offensivo nei confronti di Cremona, che ha fatto un campionato secondo me normale, buono. Però penso che troppo spesso non si abbia idea di quello che noi domenicalmente andiamo ad affrontare, e credo che dopo 16 anni di professionismo questa terra, questo posto si possa meritare un po' più di professionalità dei giudizi. Quindi onestamente credo che non scendendo magari nei dettagli del budget ogni volta o nei dettagli di mille altre cose, però credo che se questo posto a questo livello ci vuole restare, è chiamato un attimo a capire un po' più a fondo la portata di quello che stiamo facendo, che questo signore ha fatto, perché Gennaro è stato molto bravo, più che bravo, a prendere una squadra ultimissima. Un anno e mezzo fa, 1 anno e 4 mesi fa, era il 27 dicembre, una notte che non dimenticherò mai perché è stata una notte brutta, negativa, in cui tutti abbiamo pensato che stavamo per perdere un grande sogno. Invece non è stato così, è stato, cioè, 1 anno e mezzo penso che le cose siano cambiate in maniera radicale, totale. Oggi credo sia la sublimazione di quello che è stato un percorso, una visione di 1 anno e mezzo, e non ho parole, ho pianto, non so dirmi neanche le emozioni che provo in questo momento. Quanto la senti veramente tua, perché quel signore, come hai detto tu, lo hai deciso tu e hai rischiato tu su di lui, lui lo sa. E questa squadra in questo modo l'hai voluta tu, l'hai creata tu, stasera ha giocato con 10 giocatori bianchi, non per questione di razzismo, ma il basket senza neri non è facile. Quanto la senti veramente tua questa vittoria, cioè questo raggiungimento di traguardo? Tanto, ti direi una stronzata se ti dicessi il contrario. Le vittorie sono tutte belle, perché poi i grandi risultati, una volta che li ottieni, sono straordinari sempre. Sto giro c'è un po' di gusto in più.